Torna al successo la Mocambo Pallacanestro Chieti nella prima di ritorno, 79-66 contro Cividale, 27 punti di Jackson. Si era sentita, presidente Marchesani, la sua assenza, una vittoria importantissima. Ma direi una vittoria scacciacrisi, anche se crisi di in gioco diciamo che non c'è stato, però come hai detto tu, oggi il rientro di Jackson ha portato i due punti alla nostra classifica, che sono comunque sono molto importanti. Oltre a Jackson voglio citare il solito Vrančić con 17, quindi la coppia dei americani ha portato a casa 44 punti. Abbiamo vinto una partita importante contro una signora formazione, una squadra che si sta esprimendo bene nella pallacanestro italiana di A2, Cividale, una neopromossa con 14 punti. Oggi abbiamo dimostrato per l'ennesima volta di giocare un ottimo pallacanestro. Fondamentale per fare un Natale sereno. Assolutamente, adesso fra 4 giorni sarà Natale, quindi è una vittoria importante anche perché ci permette un attimino di rilassarci, di pensare più tranquillamente anche a qualche innesto che arriverà dal mercato, questo è diciamo che è sicuro. Avete firmato un lungo? Non ancora firmiamo nessuno, però stiamo vedendo appunto su quel ruolo di mettere qualcuno di importante. L'ultima, non è sfuggita la presenza al Palatricalle dell'ex presidente del Teramo Basket Carlo Antonetti, stiamo vedendo nelle immagini fare festa con lei, cosa significa? Beh, Carlo è un amico, è stato un importantissimo presidente del Teramo degli anni d'oro, disputato campionati importanti di A1, è venuto a trovarmi, è un amico, mi ha fatto piacere, gli ho detto di tornare anche le prossime volte, visto che alla prima apparizione abbiamo preso subito i 2 punti.